Passiamo alla macro categoria studi e boutique legali e professionali. Categoria diritto amministrativo. Il premio è quello di avvocato dell'anno boutique di eccellenza diritto amministrativo. La motivazione: per l'ampia e vasta preparazione in tutti gli ambiti del diritto amministrativo, per soddisfare puntualmente le esigenze della clientela, focalizzandosi sui suoi interessi e tempi, e per la passione e la qualità veicolata. Il premio va a Morena Lucchetti, LM Lex, studio legale. E naturalmente Morena Lucchetti, ossia avvocato dell'anno boutique di eccellenza diritto amministrativo, è qui con noi per ritirare il premio direttamente dal palco di Palazzo Grazie. Mezzanotte. Benvenuta, e questo è il suo riconoscimento. Facciamo subito qualche foto e mostriamolo ai telespettatori che ci seguono. Ecco, le chiedo di accomodarsi, lo lasci pure qui, poi naturalmente lo riprendiamo prima che ci saluti. Allora, le chiedo subito un commento per questo premio avvocato dell'anno. Grazie. In un momento come questo, peraltro. Un momento molto, molto particolare, sì, assolutamente. Io vi ringrazio innanzitutto di questo riconoscimento e diciamo che la nostra professione in questo momento sicuramente nell'anno scorso in particolare non ha vissuto un momento positivo, quindi è stata come tutti gli altri settori poi del mercato attraversata in qualche modo, quindi da non dico una crisi, ma sicuramente insomma dei momenti di difficoltà ci sono stati per tante ragioni, insomma per diversi motivi. Diciamo che comunque il diritto amministrativo è un settore in ogni caso in forte espansione, e soprattutto è un settore nel quale abbiamo la possibilità praticamente di spaziare e quindi di svolgere attività sia nei confronti dei soggetti privati che nei confronti ovviamente degli enti pubblici, come nel mio caso. A maggior ragione poi quando ci si occupa all'interno, diciamo, di diritto amministrativo, di un settore ancora più di nicchia, se vogliamo, quindi ancora più specialistico, come nel mio caso appunto parliamo soprattutto di diritto demaniale, concorrenza e governo del territorio. Ecco, nella motivazione già emergono insomma le motivazioni che lei ci ha portato, cioè il perché effettivamente sono state messe in evidenza queste caratteristiche, e io mi concentro spesso sulle esigenze della clientela, perché sì, abbiamo parlato di questo anno difficile, immagino siano cambiate e quindi di conseguenza anche il modo di approcciarsi alla clientela assolutamente sarà evoluto. Diciamo che il cliente forse proprio in questo periodo così delicato, così particolare, ha avuto bisogno più che in altri momenti di sentire quindi il legale, il proprio professionista di fiducia ancora più vicino se possibile. Quindi nonostante il distanziamento, nonostante ovviamente il fatto di non essere appunto in presenza, comunque ci hanno supportato da questo punto di vista, quindi tutti i mezzi tecnologici a disposizione che ci hanno comunque consentito di proseguire quindi con costanza e facendoci appunto in ogni caso sentire quindi questa vicinità in qualche modo, se vogliamo, nei confronti appunto del cliente, sia che si tratti come soggetto privato, quindi come azienda, come imprenditore, come professionista, sia come pubblica amministrazione. Da parte delle pubbliche amministrazioni, senz'altro, almeno per quella che è la mia esperienza, ho notato proprio un maggior bisogno ovviamente di consulenza, e quindi un contatto che può essere telefonico, via mail, via Skype o sulle piattaforme che avevamo a disposizione, per cercare in qualche modo quindi di gestire un periodo che effettivamente nessuno si aspettava, di queste dimensioni, di questa portata, e di conseguenza le pubbliche amministrazioni hanno assolutamente avuto bisogno, ma in maniera anche più capillare, forse anche più incisiva rispetto al passato. Certo, di questa portata è anche così lungo, perché poi insomma assolutamente, diciamo che nessuno poteva prevedere. E tra l'altro non è ancora terminato, nel senso, certo, che ovviamente cominciamo a vedere un po' la luce in fondo al tunnel, ma
siamo ancora in un momento, insomma, ecco, dove bisogna prendere delicato. Ancora le misure, no? Assolutamente. Quindi è il momento ancora più interlocutorio in cui probabilmente bisognerà dare più risposte ai clienti. E poi compare anche la parola passione, prima di salutarla, è una parola che è molto importante, fondamentale, che è legata al suo lavoro e che evidentemente le ha permesso anche di fare tutti questi passi e di raggiungere anche tutti questi traguardi. Se non c'è una leva motivazionale, se non c'è una forte passione in questo lavoro, non si riesce ovviamente a raggiungere nessun tipo di traguardo, ma soprattutto non si riesce a fare bene le cose al di là proprio del traguardo in sé per sé considerato. Quindi secondo me è molto importante il percorso. Per carità, le mete e gli obiettivi sono importanti, ma è molto importante come si raggiungono questi obiettivi. Quindi assolutamente vi ringrazio anche per questa bella motivazione. E, diciamo che la passione poi spazia in qualche modo, nel senso che l'amministrativo dà anche la possibilità quindi di unire, questo un po' anche gli altri settori del diritto, ma almeno nel mio caso di unire proprio anche una parte accademica e scientifica, quindi con le varie pubblicazioni, certo, insomma, che stiamo curando. Quindi per il futuro proseguire così? Assolutamente sì. Ci mettiamo anche un altro premio magari l'anno prossimo. Speriamo, ce l'auguriamo. Sarete grazie. Chiamati, sarete qui. Beh, insomma, bisogna essere ottimisti e guardare al futuro così. Assolutamente. Quindi, complimenti, io la invito grazie. A ritirare il suo premio e ringraziamo Morena Lucchetti, LM Lex, founder naturalmente dello studio legale. Grazie davvero, complimenti.